Insomma, si può sapere dov'è questo dannato paese? Lassù, signor soldato. Signor soldato? Meno male che in Toscana faccio carriera. Quello lassù? Sì, signor soldato. Tutto quello? Sono poche case. Saranno 400 anime in tutto. E la strada più breve per arrivarci? Da qui, sempre diritto. Sempre diritto fino a Certaldo. E a Certaldo, lasciate quel trabicolo là. Perché con la carrozza lassù non ci si arriva e vi arrampicate a piedi. O sul somaro, perché anche coi cavalli non so se ce la fate. Da qui in 6 ore ci siete. Buon viaggio. Addio. L'imperatore doveva proprio darlo a me questo grazioso incarico. Io mi domando come ci sia della gente che vive lassù. Come diavolo vivranno, io non lo so. Non butta più! Arriverà sì e no a 14 barili. Allora, quanti ne avete fatti? Quanti? Dice che ne ha fatti 14. 14? 14! Lo spinoso arriva a 14! Bene! Quanti ne ha fatti secondo me? 14 barili, per ora più di tutto! Lo spinoso 14! Allora vince lui! Sì, per ora vince lo spinoso! Si balla da noi stasera! Maria, diteli che prepari lui la castagna e il vino nuovo! Sì, sì, per ora ne avete fatto più di tutti! Si balla da voi stasera! Signore! Dite prima, fate i parenti da parte del Geronimo, e vedrete che chi vincerà sarà lui. Allora, si balla da voi o dal curato? Ballate. Ragazze, avete fatto la tarantola nelle gambe voi. Andiamo. Matti, per domani è pronta. Sì. È pronta. Marco! Oh. Marco! Oh! Le ultime notizie. Non ne so io. Comandiamolo a Bondardino. Sì, a lui. In prima fila c'è il tranchi con 8 barili.
Il Nardi con 9 e 12 ne ha fatti cecco delle feste. E 14, sembra ne abbia fatti lo spinoso. Ah sì, allora se non lo batte Don Geronimo, la festa è in casa dello spinoso. Non lo batte! Non lo batte! Non lo batte! No, vi sbagliate! Vi sbagliate tutti! La vittoria è di Don Geronimo! Non pagarli! Non crederà di fare una festa sola! Finatura e fidanzamento di vaso, due devono essere! Sentite? Sabatino! Sabatino! Oh. Vieni qui, finisci tu di suonare alle 4, se no io faccio tardi. Eh? Devo andare a chiedere alla ragazza, mi devo ancora vestire. Sì, sì, vai, auguri. E tu che dia, e adesso non lo si può disturbare. Ma state tranquille che saranno due il ballo. E io ti ho vestito nuovo. Questa sera sarà soltanto quello del fidanzamento. Voi sapete che tiene più a questo fidanzamento di Maso e la Mattea che a qualunque altra cosa. Oh, già. Per Don Geronimo non c'è che la Mattea in paese. Si vuole, non siate ingiuste. Voi il bambo ce l'avete, ma la Mattea, poverina, non ce l'ha più. E poi ci sono tanti dei giovani in paese. Noi gli prenderemo marito non ce ne importa proprio niente. Peccato. Perché? Siamo d'autunno. Questa è la sfoglia che mangerà domani la sfoglina desinale. E con questo? E con questo? Aspetta un po', guarda, prendi qua, prendi l'almanacco perfetto, apri alla parola autunno. Leggimi in fondo al segno dello zodiaco. A chi d'autunno aiuta a far la spoglia per le spose, trova marito al nascere delle rose. Oh, vedi! Ragazzi, siete matti! No! Basta con le uova! A che gerba che esame devo passare? Credevo di passarlo soltanto con voi, Agnese. In ogni modo, va bene così? Sono tutte gelose. Davvero? Fatti vedere col cappello. Non perché tu sia il sagrestano del mio padrone, ma un sagrestano così non si è mai veduto. Allora, 1, 2, 3. Agnese, vado alla Mattia di Caralmi a chiederla. Mi aspettano alle 5. Devo vedere Don Geronimo prima. Ehi, tu che svina, lo vedrai a cose fatte, gli darai più consolazione. Buona fortuna. Grazie. Agnese, non credete che sento un certo genere? Non sei sicuro della ragazza? Sicurissimo, non mi guarda mai in faccia perché le faccio troppe impressioni. No, sono sicuro del fatto mio. Ma vedete, nel momento di andare a farla questa, un certo tichetico senza anch'io. Beh, coraggio! Ma, la vuoi una noce col gusto di tre spicchi? Porta fortuna! Sempre superstiziosa, voglio niente. Addio! Agnese, mi date la noce? Serve che me la scordi. Grazie. Mi permetto, Agnese. E mi vorrei da voi, ma non sono ancora le 5. Già, ma la Mattea ancora non è tornata. Non è tornata di dove? Stamani, quando le ho detto che oggi venivi a dichiararti e a far la chiesta, ha preso il cucino ed è andata giù a Taldo. Ha detto che alle 5 sarebbe stata qui. A Certaldo? Sarà andata a comprare qualche cosina carina, sgargiante, per te? Già, allora io le vado incontro per la strada e poi ci vengo qui, eh? Ecco. Arrivederci a poi. Agnese, io non ci vedo chiaro. Eh? La Mattea è andata a Certaldo e non so perché. Non solo, ma poi mi ha detto che a ritorno, prima di parlare con Maso, voleva parlare con Don Geronimo. Agnese, io ho una gran paura che quella ragazza non abbia inclinazione per l'amore. Che cosa bisogna levarselo di mente? La vostra figliuola è nata il 23 settembre? O comunque, è nata sotto il segno della Libra. L'almanacco perfetto parla chiaro. A chi bramasse nel calore, molto gli piacerà fare all'amore. E questa è legge, cara Maria, e non si scappa. Scusate, lo sapete tutto a memoria? Tutto. Oh, sarebbe un'altra faccenda se fosse nata come me, sotto Ariete. Donna nata da Ariete sotto il segno, sarà bella di forme e grande ingegno. Maria sarà che è nata sotto Ariete. Forse finirà, serva d'un prete. Ah, l'almanacco dice la verità. E allora? Ma sei un bel ragazzo. E poi il sagrestano non è mica una posizione da gettare via. Thank you.
che non arrivo più a capire. Ora da un po' di tempo alla camera piena di farfalle. Farfalle? Farfalle, farfalle. E tante volte sta a quarti d'ora sul letto a vederle volare. Dice che le piacciono tutti quei colori che si muovono. Questo qualcuno non sarà mai sentito. Lo credo. E per me fa niente. Il dottore. Che è diventato il diavolo il dottore? Ma non è mica il 31 dicembre oggi. Quest'anno sono venuti in anticipo. Io vado. Allora siamo d'accordo. Appena ritorna me la portano. Buonasera. Allora, appena mi vedono scappano questi piporni. Ah! Chi si mangia, Dov'è Donna Rosa? Perché? Dov'è? È giù in cantina. Adesso non lo si può disturbare. Cosa vuoi? Devo darvi una buona notizia. Sì. È giù in cantina. Sì, venite, vi accompagno. Venite. Come sta Don Geronimo? Bene, grazie a Dio. Nemmeno ha domandato da 5 anni che sto su accertato e fatto questi posti, ne avessi trovato uno col mal di corpo qua. Ma hai un colerino benevolo, una perniciosa generale. Oh, dico, dottore! Sembra che non siano fatti di carne umana questi figli di cane. Don Geronimo! Sei qui il dottore! Ma non è mica il 31 di certo, Geronimo, sono venuti in anticipo per dargli una buona notizia. E allora venite che ve ne darò una buona notizia. Siamo già 18 barili e grazie a Dio versa ancora. E guardate il colore, guardate il colore. Senza mancare di rispetto il rubino che ha sulla mitria il vescovo di Tiesole. Quando viene quassù diventa un sasso opaco al paragone. E il sapore? Ah, bevete fuori dei pazzi. Don Geronimo, uno beve quando può. E allora? Marco, un bicchiere di vino al dottore. Ma un momento. Ah, niente. Nella bianca. Non era qui con voi? No. Bianca, quando ho fatto il pisolino prima di scendere in cantina, è venuta a letto con me. In camera non c'era più? Non c'era più. Bianca! Ah! Eccola là, la signorina. Era una gallina. Ma cosa volevate che tu? Dove siete stata voi? Si sta qui col padrone a beccare i picchi. E pensate ai casi vostri. E da 2 giorni non avete fatto logo. Mangia pane a tradimento. Don Geronimo, il barile è pieno. Ma capisco. Perché un dottore deve scappare da questi posti? A bere di questa roba non ci si può ammalare. Oh, la buona notizia che volevo darvi è questa. Domani lascio Certaldo e naturalmente tutto il contato. Ah, questa è la buona notizia. E per quale ragione ve ne andate, dottore? Per assoluta mancanza di lavoro. Oh, per questo mi fa molto piacere. Fin da quando veniste qua su la prima volta, ve lo dico. Noi ci vedremo una volta là. Il 31 dicembre vi darò 3 franchi e 2 posti. E arrivederci a quell'altro 31 dicembre. Che ci verreste a fare poi? Malattie, ecco. Il vino si fa con l'uva, l'olio con le olive, il pane col grano. Di quello che succede nel mondo non si sa nulla e non se ne importa nulla. Si ama il buon Dio, non si hanno rimorsi. Mi dite da che parte dovrebbero saltar fuori le malattie? Qualche disturbo. Per quello c'è l'accento. Ecco qua. Verde. Un bimbo ha male agli occhi, fregagioni con la ruta. Mal di denti, malva. E soprattutto gran consumo di salvia. Dici tu salvia, quasi salvata. Vuol dire salvia, quasi salvatrice. No, lo so. Sarà. Caro Don Geronimo, buon proseguimento. Ma siccome domani vado via, se non vi rincresce a darmi in anticipo quei 3 franchi e 2 polli. Oddio, così all'improvviso non vi dirò che non mi disturbino quei 3 franchi. Ma, Agnese, 2 polli... Gallini o galletti? Capponi, no. Non sono fatti ancora. E prendete nel mio cassettone. Va bene, va bene. Mi scusate, ma mi servono per il viaggio. Ma dove andate, prego? Se Dio vuole, è scoppiato un po' di morbo vicino a Livorno. Le grandi città, sempre pericolose. La gente si mette a letto, sogna, gonfia, gonfia e muore senza rimedio. Ma allora cosa ci andate a fare? Non potreste lasciarmi morire in pace? Laggiù sono gente civile e vogliono morire col dottore in casa. E voi andate fra la gente civile? Ecco qua, 2 polli,
e 3 franchi. Grazie, grazie don Geronimo. Addio, addio. Addio, dottore. In 5 anni nella vostra parrocchia avrò guadagnato 15 franchi e 10 polli. No, no, più 3 crazie. Proprio stamattina una vostra parrocchiana è venuta da me e mi ha fatto guadagnare 3 crazie. Una mia parrocchiana? Non vi spaventate, non era mica per malattia. Canzonato fino in fondo. Era per farti lasciare un foglio di buona salute per entrare in convento. I soli 4 quattrini che avrò guadagnato come dottore li ho guadagnati a scrivere un certificato di buona salute. Addio, don Geronimo. Scusate un momento. Chi è questa mia parrocchiana che vuole entrare in convento? Una certa Matteo Buonamico. La Matteo? La Matteo, un foglio per il convento. Scansato. Scansato. Ma su, ditegli che andate. Eccomi, vengo subito, Maso. Scusate, dottore, uscitemi qui dalla porta. Tu apri. Ma cos'è successo? Non ne posso più, levo dal caldo. Parlato. No. Ero andato ad incontrarla, cantava sul cucino. E corri se ti corri. L'ho persa. Ecco la vostra nota. È permesso? Aiuto, Matteo. Buonasera, don Geronimo. Buonasera. Buonasera. Avrei bisogno di parlare un momento da sola con voi. Anch'io. Maria, andate con la mia testina a bollire il marrone. E tu? Vai in chiesa a accendere la lampada e poi torni. O dunque? Don Geronimo, io vorrei darvi una notizia. È che da tanto tempo avrei preso una decisione e ora lo vorrei dire a voi che siete come se fosse il mio povero papà. Io mi sento toccata alla fede e avrei deciso di farmi tagliare i capelli e di entrare in convento fra le orfane. Ho già fatto fare il foglio per far vedere che faccio sul serio. E a voi che siete il mio parroco, questa notizia dovrà far piacere. No, cara Matteo, non mi fa punto piacere. Anzi, io casco dalle nuvole. Don Geronimo, decido. Sento la vocazione e devo seguire la vocazione. Vado fra le orfanine, sposo il Signore. Non sarete mica voi a impedirmi di seguire la mia vocazione. Calma, calma, bambina. Sposo il Signore, la vocazione... Oh, da quando sei entrata con questa vocazione? Dall'estate della terra. Caspita, allora è proprio una cosa seria. Già. E perché hai scelto proprio le orsoline? Sono vestita meglio di tutte e hanno sempre il vestito grigio, fatto così. Ecco, E poi stanno a Firenze e per entrare in convento potrei vedere Firenze, una città grande. Così fai un viaggio e 2 servizi. Ora ma io ho fatto il foglio. Ma lo so che hai fatto il foglio. E non ti rincrescerebbe di lasciare questo ultimo villaggio? Non ci lasci nessuno qui? Certo, la mamma. E voi, don Geronimo, che mi avete fatto da padre. Voi due. Non c'è nessun altro che ti rincresca di lasciare. Tommaso, povero Tommaso. Povero. Povero Mario. Povero Mario. Non ho capito. O cosa ha fatto in tutto questo tempo con il signor Giorgio? Senti un po', tu tutto questo affare delle orsoline, non saresti mica venuta a raccontarmelo stasera, perché hai saputo che proprio stasera il povero Mario doveva venire a far la chiesa a tua madre. Dammi quella carta. E se io ti dicessi che per un anno, vediamoci bene, per un anno, non si parlerebbe più di questo matrimonio? Oh. Allora per un anno non si parlerebbe più delle orfanine. Sei più fina della volpe tu.
Ma lo sai che sarebbe il mio sogno di vedervi marito e moglie. Saprei fidarsi a quell'uomo che ti vuol bene e saprei sempre vicina. Lo so anch'io, don Geronimo, che questo gli farebbe piacere, ma io non sono ancora innamorata e sposarlo prima di essere innamorata non voglio. Ma vi giuro che prego i due perché una mattina mi fate svegliare con l'amore. Ma io non può mischiarsi in queste cose. È lui che non è buono a niente. È sua la colpa. Buonasera. E allora, don Geronimo? E allora? Allora ti credevo più abile. In quanto tempo non sei stato capace di innamorare la materia. Ma come devo fare? Perché te lo da insegnare io come si fa a innamorare le ragazze. Te lo da insegnare io come si fa a parlarci insieme, a danneggiare, a farle notte. Mi avete detto di non mettersi troppo fuoco e di... Ma è per il fuoco e l'acqua fresca c'è una via di mezzo, no? La pregala, sospira, guarda il cielo, così, dallo un bacio. Te l'ho dato. Non per dindirindina, che queste cose non si fanno. E lei? E lei? La mano lunga. Un bel piccolo papà. Oh, volevo andare a farci Monaco. No! La mattina non mi sposi, vai da Firenze proprio tu. Oh, in città ci deve stare chi che no. Siamo rimasti d'accordo che se ne riparla tra un anno. Ma se in quest'anno resti al punto di prima, vada che da Sagrestano ti retrocedo a Scacci. No. Cominciamo a lavorare sul serio da questa sera. Al ballo di questa sera non ballare mai con lei. Ma allora... Balla con tutte le più belle per cercare di ingelosirla. Perdonami, mio Dio, ma lo faccio a fin di bene. È una strada impossibile. Ma dove diavolo l'hanno fatto questo paese? Era più agevole passare in San Bernardo. Non ci sono altri passaggi, signor generale. Di qua e di là, burroni. È un bello scherzo. Credo che quando racconterò l'avventura all'imperatore si divertirà tanto quanto non mi sono divertito io. Coraggio, ragazzi! Detto che vuole, è per la spinatura. E quella? E la stessa sarete avvisate. L'ama? Non l'ama? L'ama? Non l'ama.
contradanza figurata. Ho già contato 700 stelle. Ringraziamo il buon Dio che ci ha mandato il buon rapporto e promettiamoci di ricompensarlo con tanto amore e tanta bontà. Don Geronimo! Don Geronimo! Quella sta di San Branco di soldati, cercano di voi! Sì, hanno tutti le sciabole! Laggiù! Sono un esercito! Soldati! Don Geronimo, non ci sarà mica un'altra rivoluzione! Non verranno mica ad arrestare i sacerdoti! E Don Mattia, no? Cosa quel fucile? No. Oh, sì! Bello! Di che avete paura? Eccoli là! Sì, signore. Don Geronimo Bonaparte, sono io. Vedete? Il curato Don Geronimo Bonaparte? Sono io. Generale Miolì. Finalmente, signor Curato, è quasi un mese che noi giriamo il mondo in cerca di voi. In cerca di me? Voi siete francesi, signor Curato? No, signor generale. Ma come? Non siete nato ad Ajaccio? Sì, sono nato ad Ajaccio, per combinazione, ma la famiglia Bonaparte
è italiana, fiorentina. Fin dal 1200 stava a Firenze. Poi andò in Corsica per attriti coi medici, ma la famiglia è italiana, toscana. Voi siete nato in Corsica, dunque voi siete francese. Se vi fa piacere, momentaneamente francese di nascita. Ecco. Ma italiano d'origine. Anche lui. Scusate, signor curato, da quanti anni avete lasciato Ajax? Saranno una quarantina. 36, 37. E avete sempre vissuto qui? Sempre. Non ricordate di aver lasciato dei parenti ad Ajax? Altro che. Ma non devono più stare ad Ajax. Ho saputo che hanno fatto fortuna. Ti dirò, io lasciai mio fratello Carlo e sua moglie la Letizia dopo la nascita del loro secondo figliuolo. Poi se ce ne ebbero altri, poi seppi che il povero Carlo morì. E poi c'è mio. Ah sì, ecco, che aspettate un momento. Il primo figlio Giuseppe, il secondo Napoleoncino, ecco. Quello lì pare che abbia fatto una bella carriera, che sia diventato generale e anche bravo, dico. Ma già voi queste cose le saprete meglio di me, perché fa suo è come un mondo a sé, non si sa nulla di quello che succede dalla fine della discesa in là. E voi non avete mai cercato di loro, mai cercato di rintracciarli. Signor generale, hanno fatto fortuna, perché andarli a disturbare? Sembrerebbe che uno andasse a tirarli per il vestito. E poi dove? Giuro che se non fossi testimone di quello che succede e un altro me lo venisse a raccontare non ci crederei. Ma scusate, di tutto quello che avviene nel mondo, qui, non arriva proprio a niente. Quello che è accaduto in Francia da poco più di 3 mesi, voi lo ignorate. Non sapete qual è oggi la condizione dei vostri nipoti? No, signor generale. Signor curato, da poco più di 3 mesi, questi che voi chiamate Napoleoncino, è sua maestà Napoleone I, imperatore dei francesi. No. E quella che voi chiamate la Letizia, è sua altezza imperiale Madame la Madre. La Letizia. Imperatrice. E quel bambino. Imperatore. In Francia. Napoleoncino. Deve essere sulla quarantina. Adesso l'ho visto nascere. Posso dire visto nascere perché appena fasciato. Come strillava. Non ho mai più sentito un bambino strillare così forte. Quella Letizia. Ha quella un gran carattere. Certo che so pensare a quella casetta da Ajaccio e adesso per la sua, per la triste, e da sentirsi morti. Ma voi, perché? Ma li hanno mandato loro? No! Loro li hanno mandati a cercarmi! Per darmi notizie, si sono ricordati di questo povero marito. Ecco, vedete, questa è una cosa che fa bene all'anima mia. Mi commuove anche di più. Signor curato, devo darvi una notizia che accrescerà la vostra commozione. Non solo si è ricordato di voi, ma Sua Maestà non vuole che un suo così stretto parente resti in così umile condizione. Io ho avuto l'ordine di condurvi subito a Roma. Il pontefice è pronto a concedere allo zio di Sua Maestà la porpora cardinalizia. Quindi, dite voi quale vescovado di Francia desiderate. L'imperatore sarà lieto di accordarvelo. Signor curato, ho dovuto lasciare la vostra carrozza ai piedi del monte. Vi prego di porre per la partenza. Questo è l'ordine di Sua Maestà. Io, cardinale, tedesco. Un momento, non vorrei che il dottore mi avesse attaccato il morbo di Livorno. Si sogna, si gonfia,
e poi si muore. Io sono detto, no? Questa è l'agnese, la mortea, le castagne, il vino nuovo, il generale di mio nipote imperatore che viene a offrirmi di diventare cardinale. No, è proprio la realtà. Se volesse apprezzare la partenza, noi potremmo pernottare a Siena, essere a Roma fra 2 giorni e fra 25 a Parigi. Ai primi di dicembre vi saranno le grandi feste per l'incoronazione. E Sua Maestà desidera che voi vi assistiate. Vi prego, signore. Ma adesso siete voi che sognate ad occhi aperti. Ma non vedete che io non ho neppure la forza di parlare. Mi pare possibile che io acconsenta così subito a capo di così grande missione, che monti in carrozza, che venga a Roma a farmi far cardinale e poi in Francia a fare il vescovo, e che accetterò questi grandi onori solo perché quel monello di mio nipote... Sua Maestà l'imperatore, signor curato. L'imperatore? Il monello di mio nipote, perché è sempre mio nipote, è vero. Perché mio nipote mi manda a offrire la forza. La forza? No, io ho bisogno di pensarci, non posso dirvi subito se accetterò o no questo grande onore. Signor curato, io ho avuto l'ordine dall'imperatore di condurvi a Roma, e debbo condurvi a Roma. Voi non potrete condurmi via di qui, che usandomi violenza. E in questo caso ci sarei anch'io, perché ho corso lui, ma corso anch'io. Nessuno oserebbe far violenza allo zio di Sua Maestà. Oh, bravo. E allora, prima di decidere, io ho bisogno di raccogliermi, di ascoltare e di pregare. Io voglio 2 notti, stanotte e domani. E dopo domani mattina vi dirò la mia decisione. Signor curato. È lo zio del vostro imperatore che vuole questo. Signor generale, io posso offrirvi la camera di Monsignore, il vescovo di Fiesole, quando viene qua. Vado a vedere al soldato del generale. Ho sentito che parla italiano anche lui. Sono italiano anch'io, signore. Sono di Carrara. Vado a compagno. E ora, se permettete, vorrei restare un po' qui. Buonanotte, no, signore. Buonanotte. Io non posso cenare stasera. Mi darete un bicchiere di latte? Sì, buon signor.
Andate a rivestirvi! Andate a rivestirvi! Da qui a Certaldo, due passi e non si sapeva che quel bravo uomo lassù era lo zio dell'imperatore. Però ne arrivano degli altri. Dove? E tra poco verrà tutto il mondo a Certaldo. La strada più breve, per andare al poggio lassù. Di là, ma galantuomo, bisogna farla a piedi. A piedi? Da stamani arrivano a brigate per andare lassù. E non c'è un trucco libero in tutto Certaldo. Ma con la carrozza? Non vedete che è rimasta qui anche la carrozza di Monsignore? Già pronta la carrozza di Monsignore? Cavaliere, via, non c'è da perdere un momento. Ancora forestieri. Tutti lassù. Dico, ma noi non pensiamo ai nostri interessi. Dice che la serva l'hanno già nominata governante della casa di sua eminenza. E fa già la lista del seguito. Come del seguito? Sì, di quelli di lassù che devono andare a Parigi con lui. Il paese, siano quieti. Siano quieti. Se no, lascio tutti a te. Danno da troppo tardi. Ma niente, mi pare che portiate via troppa roba. Ma cosa volete, che a casa dell'imperatore non ci siano federe e lenzuoli? Volete che io lasci arrivare a Parigi quell'uomo come parente povero che arriva nudo e bruco? Nudo e bruco, no. Poveri ne avranno, federe, lenzuoli, ma resistenti come questi. Sono sicura che quando l'imperatore vedrà questa roba dirà. Ecco, ma chi li ha fatti questi lenzuoli? Ponderò. Già, niente. Guardate, il cucchino si sta scendendo. Pigia. Ma cosa fanno la materia e il caporale? È più di un'ora che sono andati a casa vostra a prendere l'altra roba. Bella. E la vostra marcia? E la marcia degli Ussari. L'abbiamo cantata da Parigi fin qui. E la canteremo da qui fino a Parigi. È lungo il viaggio? Sui nostri cavalli. Spero che Don Buonaparte mi porti con sé. Mi vuol troppo bene. Mi tiene come una figlioccia. La figlioccia dello zio dell'imperatore. Ma lo sai che se sfogassi un soldato? Valoroso, si capisce? Non dico i soldati come intendo io. Ma quello col suo valore e con una moglie come te. Quello in un momento si diventa... Maresciallo, e tu maresciallo. E che cosa vuol dire maresciallo? Cosa vuol dire maresciallo? Ma come si fa a vivere senza sapere cosa voglia dire maresciallo?
E cosa vuol dire? Vuol dire, vedi questo mio vestito. Ebbene, immagina che sia tutto d'oro e tu nuda. No, nuda si intende soltanto qui e qui. E poi tutto raso bianco. E oro, oro dappertutto. E poi il menù, perfetto. Un giorno viene l'imperatore e dice... Bravo, maresciallo. Bravo. Sono molto contento di voi. Grazie, mio imperatore. Maresciallo, sono già le tre. Andate e conquistatemi quella città. Vado subito. Tu vai, la conquisti e tutto quello che trovi. Quadri, argenteria, belle donne. Anche le donne? No, niente donne. Mobili, gioielli, prendi tutto e lo mandi tu al castello. E come se non bastasse? Avere per moglie una creatura bella come te. Matteo, te l'ha mai detto nessuno che due occhi come i tuoi non si trovano in tutto il mondo? E che una bocca fresca e gentile come la tua? Che gente? Don Geronimo dov'è? È sempre in chiesa, solo. Non ha nemmeno desinato. Ti devo dire che non ho trovato la bianca. Si è persa la gallina. E non vorrei contaminare in giro anche intorno alle nostre ragazze. Dico, mangia! Non saresti mica diventato pazzo. Nostre ragazze. Nostre di chi? Di chi? Non vorrai mica innamorare le ragazze tu con questo odore di candela spenta che hai addosso. Ma che senso? Perché io spengo le candele, ma spengo anche il fuoco nella testa dei citrulli. Senti, io ti prendo per un'orecchia e ti faccio fare tre capriole. Stanno facendo. Ma che cosa succede qui? È Maso che perde il giudizio. Io? Ma è proprio il momento buono. Sono tutti gli interessi che ci sono in gioco. E voi cosa fate? Venivamo per l'affare del seguito. Ah, il seguito. Capirete niente, è una questione grossa. E allora vediamo di sbrigarla subito. Ma bisogna essere ragionevoli, non possiamo portare a Parigi tutto il paese. Tutto il paese? No, non è vero. Dunque, vediamo di completare questa lista. Una persona naturalmente fuori di discussione. Agnese Carletti, governante della casa di Sennenza. Questo titolo me lo date in generale. Agnese, non ci potrebbe essere una vicegovernante? No, no, cara Maria, una governante non può avere una vicegovernante. Si governa e una vice. Si governa, governa e va. E poi ci sarebbe mia moglie non può lasciare qui la cognata, e con la cognata vengono anche le sorelle, che sono quattro. Ma caro, non posso mica portare quell'uomo a Parigi con un seguito di 50 donne. Altrimenti quando lo vedranno arrivare diranno, ma questo non è un cardinale, è un tu. Ricominciamo. Agnese Carletti, governante della casa di sua eminenza. E sta bene. Poi ci verrà io, mio fratello, perché dovete venire subito dopo. Oh, questa è bella. Prima degli uomini. Si dovrebbe vedere quante donne può portare con sé. Donne e uomini, cara Maria. Giusto. E uomini, cara Maria. Perché bisognerà pensare anche a Mago. Mago almeno come uomo di fatica. Uomo di fatica io. Sarebbe proprio bello che dopo 10 anni che sono in casa sua, vada a fare l'uomo di fatica. E io dovrei dare la mia figliuola ad un uomo di fatica? Cosa c'entra la vostra figliuola? E ora c'entra anche la sistemazione delle figliole. Le figliole si sistemano da sé. Uomo di fatica. Quando c'è uno della famiglia, basta. Io sono solo. Sta a vedere che l'imperatore non avrà il barbiere. E a Don Geronimo che gli fai i capelli durante il viaggio? Deve arrivare lassù con la criniera come un leone? Non so se c'entra il falegname. E intanto lei, se si sta fosse di governante. E vorresti farla tu la governante? Prima si siamo noi. Cosa volete voi? Prima gli artigiani. No, prima i contadini. Il contadino. I contadini. Prima gli artigiani. E quelli che non hanno famiglia. No. Questa è la parola giusta, quelli che non hanno famiglia. No, quelli che hanno subito. Dico, ma che succede? La rivoluzione.
che si fa circolo anche in canonica. L'hai trovata la bianca? No, don Geronimo. Faccia stare la gallina, che deve essersi spaventata con questo tramestino. Se vogliassi andare a lavorare, che non è ancora l'Ave Maria, ma questa è ora che si calerà, non mi piacerà. Oh, poverino, cosa hai fatto? Mi sono bagnata. Cosa succede? Avete detto bene, il paese c'è la rivoluzione. E povera gente, aspettano la mia decisione. Ma sulla decisione nessuno nutre dubbi. Per questo sono così agitati. Dopo 40 anni che sono qua tu e che ho cura di loro, adesso hanno paura di te. Hanno paura di non essere del sesso. Che c'è? Il vostro sentito. Il generale stamattina, prima di andare a casa, ha detto che una volta cardinale voi potete portare a Parigi il sesso, la casa di sua moglie. Allora tutta questa agitazione è per il posto nel sesso? Sarebbero le scopettate per leticarsi i posti. Io volevo risparmiarvi delle noie, avevo cominciato a fare una lista, e poi voi naturalmente avreste approvata o no. Una lista. E naturalmente avreste pensato anche a voi. Grazie, don Geronimo. Il generale ha detto che io potevo essere la governante della casa di sua eminenza. E infatti è una lista breve. Non ci siete altro che voi. Agnese, Carletti, sempre quell'H di più e quel T di meno a Carletti. E Agnese senza il T. Però governante l'avete scritto bene. Ci avete pensato su a quel governo? Sì, avreste forse delle difficoltà. Oh, figurati. E allora tutti vogliono andare a Parigi. Viaggiare, staccare le Alpi. Tu col mulo. Ah, già col mulo. Andare in un paese dove si parla una lingua molto conosciuta. Ma è facile. Ah, sì? Io ho già imparato tre parole. Ecco, voi con altre due siete a posto. Ah, monsignore, lasciatemelo dire, monsignore, ma pensate che cosa sarà a Parigi il corteo per la festa dell'incoronazione. E chissà che in una delle ultime carrozze, tra le cavalieriste, non ci possa essere il figlio. E ci farebbe una bellissima... Già tutto pronto. Domattina arriva presto. Chi è? Signorinetta, ha fatto il tanto piacere anche voi. Ma non dovevate andare tra quella gente che sogna ponti e muore? È qui che sembra di sognare, monsignore. La notizia si sparge in un baleno, da Certaldo vengono tutti in processione quasi. Per amor di Dio, non si mancherebbe altro. Monsignore, voi potete fare la mia fortuna. Voi sarete tra poco cardinale. Ogni cardinale che si rispetta ha un seguito. Ma niente, c'è un altro cliente per il seguito. E il seguito deve avere. Vi dà noia la parola medico, ebbene sarà un protomedico. Un archiatra, ecco, un archiatra. Un cardinale non può curarsi con le erbe come le bestie. Deve per dignità ingerire medicine con nomi difficili e a voi ne darò di quelle che non fanno male, ve lo giuro, fino a che non mi capiterà sotto un duca o un ministro. E allora quello me lo lavoro io, gli voglio tenere il prurito al fegato per tutta la vita. Calmatevi, dottore, calmatevi, perché voi mi sembrate impazziti. E intravedo la fortuna, capite? Intravedo la fortuna e perdo il lume degli occhi. Ritrovatelo, dottore, ritrovatelo, perché ancora non c'è nulla di deciso. Quanto al posto nel seguito... È la governante della casa che promette. Ma da... Evidenza! 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 Evidenza, evidenza! Dopo la parte! Dopo la parte! Meno male che qualcuno mi chiama ancora col mio nome. Dopo la parte! Non mi riconoscete? L'avvocato! Mai conosciuti avvocato? Come? Non vi ricordate di Livorno? Io non sono mai stato a Livorno. Allora io ho preso un equivoco. Avete preso un equivoco? Vi domando scusa per il tono familiare. Le cose cambiano. Ditemi voi come vi si deve trattare. Già da porporato o ancora da sacerdote? Trattatemi da galantuomo. Oh, questo si chiama ragionare. Si vede subito la persona degna di arrivare in alto. Infatti, noi siamo qui per compiere opera di galantuomini verso un galantuomo.
Cioè? Voi siete per entrare nella famiglia imperiale. Molto a voi sconosciuto. Non vi sembrerebbe opera di gran fuoco se qualcuno che viene da Parigi vi illuminasse su quel mondo per insegnarvi, permettete, a vivere bene anche là? Guardate, io vi sarei veramente molto grato. Sarebbe opera di gran fuoco. Siete voi che venite da Parigi? No, io sono l'avvocato Scaravelli. E il cavalier Dost. Gli altri, notabili, lontane città. Il discorso sarebbe molto confidenziale. Nel mio studiore, faccio strada. Cosa vuol dire notabili? Il mio dono sono perenne. A me? Ah, voi venite da Parigi. E la notizia del prossimo arrivo di uno zio dell'imperatore parroco in Toscana corre già. No. Io abito a Parigi. Sono venuto a Livorno per estendere anche in Italia il mio coperto. Ah, accomodate. Grazie. Parigi. Come? Quale genere di diverso? Un po' di tutto. Faccio divertire la gente. A Parigi ho alcuni stabilimenti dove la gente si diverte a giocare. Ah, scusa. Ma giocare come? A giocare con le carte, con i dadi. Ah, giocare, proprio. Non giocare come la gioventù quando fa il piatto, che canta, balla. No, giocare di quattrini. Che cosa volete che giochi? Ma su da noi si gioca a tombola coi fagioli. A Parigi Boucher non si accontenta di legumi. Scusate, parlate chiaro. Cosa vuol dire? Chi è Boucher? Dite certamente. È una delle persone più vicine all'imperatore, al ministro della polizia. Ma viene a giocare anche lui? No. E ha proibito le case da gioco, perciò non gioca, guadagna senza giocare. Per far chiudere un occhio. Non faccio per venire di tanto in tanto una bella cassetta d'argento pesellata piena di monete d'oro. E lui? È lunga presa. Il ministro di polizia. Come è il mondo? Appena diventati potenti. Lo pensavo ora. Appena siamo diventati potenti, avete visto? Tutti intorno a noi. Io. Veniamo allo scopo della nostra visita, cavalier Dost. Fate la vostra opera di galantuomo e illuminate Don Buonaparte. Voi andando a Parigi correte un gran pericolo. E qua? Una gran parte dei vostri parenti vi odierà. Mostrando e perché? L'imperatore non dà molto denaro ai suoi parenti e loro non sono soddisfatti. E tutti si rimproverano l'un l'altro di essere troppi. Tra fratelli e sorelle. Ora, vederne arrivare un altro, voi sareste come un cane in chiesa, la vostra vita un inferno. Se invece arrivasse ben provvisto e in condizioni anche di poter fare qualche piccolo prestito, vi saresti beniamino della famiglia. Io che ti ringrazio di questa informazione. Proprio, io ringrazio. Ma bisognerebbe rassegnarsi a essere peggio del cane in chiesa, perché quanto ho provviste di denaro io... Purtroppo non sono momenti lieti. Ne avete una prova dinanzi a voi. Il cavalier Dossi non può aprire le sue case da giuoco se qualche persona autorevole non fa chiudere un occhio al comandante delle truppe francesi in Toscana. E questi amici, caffè, zucchero e pepe, sono i più grandi commercianti di queste tre materie. Sì, signore. La Francia chiude tutti i porti alle merci che vengono dall'Inghilterra. Nei porti della Toscana non si può più sbarcare né caffè, né zucchero, né pepe. E costoro sono rovinati se qualche persona autorevole non fa chiudere l'altro occhio al comandante delle truppe francesi in Toscana in modo che lasci sbarcare la merce. Non è ancora venuto a rendervi omaggio il comandante delle truppe francesi in Toscana? Non è ancora. Oh, ma verrà certamente a mettersi ai vostri ordini. Ah, sì.
principio non vedevo dove andasse a finire questo labirinto di tutti i principi che ho dedicato per voi. Ma adesso ho capito. Cosa volete scommettere che ho capito? Volete scommettere una di quelle cassettine d'argento tesellato che qui il cavaliere mi manderebbe se facessi chiudere un occhio al comandante delle truppe francesi? O uno di quei sacchi di scudi che mi manderebbero i vetri di zucchero in caffè se facessi chiudere quell'altro occhio al comandante? E così poi io potrei andare a farmi ben fornito e essere impegnato nella mia famiglia. E così. E voi stavate su questo monte? Ma voi dovreste essere re! Ah, no, no. Ah, se fossi re io, sarebbe un brutto affare. Perché vi farei impiccare? Hanno impiccato quel povero brigante, preso qui nel senese, che poi non faceva altro che ammazzare un po' di gente. Ma voi fate peggio, voi l'affettate la gente. Ma come fate a vivere? Tu speculi sul vizio e cerchi corrompere i pulsini per farli mancare i propri doveri. Tu, povero diavolo, condannato a vita a cercare l'imbroglio. Via di casa mia! Via di casa mia! Via! Ma via! Chiamate l'ufficiale francese! Chiamate il generale! Via! Chiamate l'ufficiale francese! Via! Il generale francese! Dov'è? Chiamate! Via! 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 Fate, ma di colpo. Questo da fuori intorno ai potenti, da questi si devono guardare i potenti. Ma cosa è stato, don Gerolamo? Il seguito del seguito. L'hai trovata la gallina? No, don Gerolamo, non l'ho trovata. Era una bestia per bene, qualche soldato gli ha tirato il collo e l'ha messa in pentola. Ma voglio sapere chi è il ladro. Vengono quelli di Castaldo per entrare nel seguito. Ora succede una carneficina. Senti al seguito. Ma adesso è andato. Fermatevi. Vado io. No, un papino. Bevete il latte. Non bevo niente. Thank you.
diventato il paese. Vado io di qui. Don Geronimo! Don Geronimo! E quanto succede, Maria? Non mi fai scoppiare. Una disgrazia! Una disgrazia! Hanno rapito la Mattea! No! La Mattea! Rapito la Mattea? Sì, un soldato l'ha messa sul cavallo con sé e via, al galoppo, all'improvviso! Mattea! Mattea! La mia figliuola! Maledetta! So io chi fa la pelle! Ma cosa succede? Ma che succede? Ti pensi pazzo? Vuoi diventare un assassino? Mettiti là e non ti muovere! Cosa accade qui, monsignore? Ah, signor generale, accade l'inferno, signor generale, un vostro soldato è rapita la mia figliotta, un tesoro. No, non è possibile, un mio soldato ha rapito la vostra figliotta. Ha veduto la madre, quella povera donna là. Parlate. Sì, è passato col cavallo, l'ha afferrata. L'ha tirata su in sella davanti a sé, mentre io urlavo, Mattea, Mattea! Brigadiere, avete udito bene? Un vostro soldato ha rapito la figlioccia dello zio di sua maestà. Da che parte l'avete visto fuggire? Verso Siena. Prendete 10 ussari e battete i dintorni, che quell'uomo sia preso prima dell'alba. Ma che alba? Subito, sto fresco io. Presto, via! Capitano, prima di fare accampare le truppe quassù, avete letto il mio ordine del giorno? Chiunque avesse osato toccare, non dico una donna, ma un chicco di frumento di queste campagne, sarebbe lato al muro. È stato letto, signor generale. Un nostro soldato si è reso colpevole di rapimento sulla persona della figlioccia dello zio di sua maestà. Capitano, preparate il protone d'esecuzione. Senza bisogno di altro giudizio, appena quel soldato è preso, sia fucilato. Ah, no, generale! Sangue no! Sangue no, generale! Monsignore, vi prego, alla disciplina dei miei soldati devo provvedere io, e non sono solito a scherzare. Vi giuro che questa volta non darei tempo di far grazia nemmeno all'imperatore. Signor generale! Vi conservo, monsignore. Ma perché quei miei parenti si sono ricordati di me? Ma perché quel mio nipote si è messo a fare l'imperatore? Nessun pericolo. Quell'altro, una mamma, l'avrà bene anche lui.
D'altronde è un giovinotto, tipo questa bella creatura. Ha perduto un momento la testa. E per aver perduto la testa un momento, dovrebbe perdere la vita. L'hanno arrestato! Li hanno trovati! No, no, è il solito rullo per tenere i segni soldati. È già tutto pronto, ci sono 10 soldati con i fucili carichi. Ci sono al muro davanti al sagrato. Dove? Davanti al sagrato. Ah, questo no! Questo no! Capitano, non penserete mica di fare quella funzione davanti a quel muro. Questo è il luogo sacro. Veramente, monsignore, io non ho pensato. Ho visto un muro alto e... Ma benissimo! No, per carità! Giusto? Andremo nella piazzetta del paese. Giacoret! Sì! Avanti! Ah! Nella piazzetta del paese! Dove c'è il tabernacolo? Dove si dice che abbiamo predicato Brandano e Santa Caterina da Siena? Ma io ve lo proibisco nel modo più assoluto! Andremo nel bosco. Ecco! Nel bosco! Dove è passato... Il martire di Arbone! Se volete indicarmi voi un posto conveniente. Vediamo un po'. Come vedete, capitano, i luoghi per quella operazione non ce ne sono. Buon signore. Non è più il tempo di Bertoldo che non trovava l'albero adatto per farsi impiccare. Io ho ricevuto l'ordine di fucilare quell'uomo appena ti ha preso. Troverò bene anche una cantina da dove non sia passato nessun santo. Ma ti garantisco che l'ordine verrà eseguito. Non dice mica per scherzo quella gente. Ha ragione. Ebbene... Questa tragedia qui non deve compirsi e non si compierà. Io so da dove viene tutto questo. Come farete ad impedirlo? È quasi l'alba, l'alba del giorno della mia decisione. In un modo che conosco io soltanto, che so io solo. Vediamo un po'. Don Geronimo! Don Geronimo! Ma non va un po' a vedere in chiesa se manca l'olio alle lampade. Ma va subito a vedere. Ti accompagni il dottore. Scusate. Va bene, me ne vado. Si vedrà poi chi arriverà più in alto. Andiamo, dottore. Ho capito. O io che non ho ancora capito niente. Incredibile. Ma che cosa accade? Sono passati nell'orto. Chi? I fuggiati. I fuggiati. Perdono, Don Geronimo. Perdono. Perdono di che? Che colpa hai tu? C'è questa? No, Don Geronimo, non gli dite delle brutte cose. Era tanto che pregavo il buon Dio che mi facesse nascere l'amore per Marta. E invece l'amore è venuto per un altro. Non è lui che mi ha rapita. Fuggita di notte con un soldato. Io avevo paura di non avere il consenso. E allora per essere sicuri di avere il consenso abbiamo detto... Beh, facciamo questa cosa che certo non è bella, ma dopo lo scandalo il consenso verrà per forza. Il consenso di sposarla, monsignore. Sposarti? Vi siete conosciuti ieri. Monsignore, come si fa a conoscere una creatura così e non volerle bene? Ti scorracchiato. Tu non sai che sorte ti aspetta. Il generale vuol metterti al muro. Io sono colpevole come lui. Salvatelo per pietà, Don Geronimo. Che pietà e pietà. Tu non meriti nulla. Ho sempre sognato il tuo matrimonio come una festa e adesso dovrei fare come si fa in casi disperati. No. Signor curato, volete farmi aprire la porta? Un
minuto, signor generale. E vengo subito. Non mi interessi nulla. Agnese, la sola. Datemi la sola. Su. E tu, questo. E ti perdono, Dio del male. Don Gerone, non è come tutti possono crederci, è stato soltanto per avere il consenso. Ma da allora no! No, Don Gerone, io ve l'ho detto in confessione, ma tutti devono credere il contrario. Vado a circondare la casa che non la facciano scappare. Vai subito, via. Sì, signore. Sì, Lucia. Un momento, generale, vengo subito. Come ti chiami? Non devo sapere neanche il nome del marito. Della materia. Carlo Lorenzi. Come? Carlo Lorenzi. Carlo Lorenzi, siete contento di sposare? Un momento, generale, vengo subito. Di sposare Matteo Bonamici? Sì. Matteo Bonamici, siete contento? Vengo subito, eccomi, generale. Siete contento di sposare Carlo Lorenzi? No, io no. Una volta solo. Ergo coniungo vostro matrimonio. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Agnese, aprite. Cosa vuol dire tutto questo, signor curato? Signor generale, non vi è stato nessun rapimento. Sono marito e moglie. Come? Marito e moglie? Questi ragazzi si sono veduti e si sono innamorati. E ho dovuto sposarli con un matrimonio formato a potenza per riparare scandalo. Lo scandalo, Matteo. Mamma, scandalo in apparenza. Dovevo dire che prenderò il mio. Tu puoi proprio ringraziare il buon Dio che hai ispirato mio signore. Senza di lui ti avrei mandato al muro. Con dolore lo confesso, perché devo dirvi che è un valoroso soldato. La vostra figliotta non avrà pentito di questo matrimonio. Quello che mi dite mi fa molto piacere. E ma il dispiacere arriva adesso. Ma tranquillo, Don Geronimo. Non succede nulla. Che vuol dire quel berretto? Mi sono arruolato. No. Sì. Bisogna dimenticare. E restando qui non era possibile. Ora è un puntiglio. Lei ha sposato un caporale e credeva di sposare chissà chi. Vedremo chi arriverà prima d'ufficiale. Io parto insieme al nostro dottore. Anche voi. Vado veterinario al reggimento. Povero bestie, se volete arruolarvi anche voi. Per il vostro viaggio non potreste avere miglior compagnia. Oh, signora, le due notti sono trascorse. E la vostra decisione? Ah, già, è vero. Voi aspettate la mia decisione. E infatti mi sono già deciso. Bene! Certo. Avrei dovuto decidermi subito. E per non averlo fatto, vedete un po' come il buon Dio ha voluto punirmi. Ho perduto queste creature e speravo di tenere sempre presso di me. Ho perduto la mia gallina. Non diciamo niente della gallina se non fa fucilare qualcuno. E ho veduto la mia gente cominciare a guardare. Tutto questo non sarebbe accaduto se l'altra sera avessi risposto subito quello che rispondo adesso. No. No, signor generale. Intendiamoci. Io non sono né uno sciocco né un santo. Non vi dirò che quella visione di grandezza non mi abbia per un momento abbagliato. La Bianca è tornata. Vedete, generale, la morale della favola è data da una povera bestia, come nelle favole a tutti. Quella è la sola persona che non mi ha domandato di venire nel. A lei non importa di diventare una fagiana o un'affida. E io accettassi la fortuna. Sarei cardinale
perché sono zio di mio nipote. No, un onore, un premio. Bisogna avere la coscienza di averli meritati. Dite all'imperatore che sarà un grande imperatore, educherà il suo popolo a pensare così. Io do l'esempio e resto. Addio, addio, Matteo, figliuolo. Addio, Mario. Questa mattina ancora nessuno ha suonato il mattino. Thank you.